Amici di Sportland, buonasera e benvenuti al centro sportivo Baggio II, dove sta per andare in scena la sesta giornata del campionato di calcio 11 girone B di fronte Mastercock e Vecchie Glorie. Vediamo chi avrà la meglio. Poi bellissimo il tallone dentro con Gagliani che è dentro l'area da solo, il destro e la palla in rete, il vantaggio delle Vecchie Glorie. Dunque attenzione Gavazzi, lancio lungo in direzione di Gagliani, campo di campo, Gagliani accelera, Gagliani entra nel rigore, Gagliani attenzione ancora lui, dentro per il controllo, il mancino e la palla in rete, 2-0 delle Vecchie Glorie che impostano una perfetta azione di contropiede. Conclusione in porta e palla in rete, un gol pazzesco di Mastercock con questo tiro dalla distanza meraviglioso da parte di Guarnieri. Qui attenzione Gavazzi, tocco dentro, non ci arriva nessuno, poi il destro in porta e la palla in rete, con la rete siglata da Francesco Perrini. Dunque attenzione, siamo in area di rigore, conclusione di Nese e palla in rete, Mastercock riapre i giochi. Dunque attenzione, pallone che entra in area di rigore, rientra sul destro, va in porta e arriva il gol del pareggio con un gol bellissimo siglato ancora danese. Dunque attenzione Vecchie Glorie in attacco con Gagliani dentro l'area porta, destro e palla in rete, subito di nuovo in vantaggio, pronto a battere, va direttamente in porta, arriva il gol di Nese. Ancora lui, tripletta e 4-4. Attenzione. Sinistro da fuori area e rete! Rete! 5-4 delle Vecchie Glorie con questo sinistro dalla distanza. Dunque attenzione, siamo dentro l'area di rigore. Ancora Mastercock in attacco dentro l'area di rigore con Nese. Nese, Nese, Nese! Ancora lui! Ancora lui! 5-5 Mastercock. Strepitosa partita del numero 8. E finisce qui. Finisce con uno spettacolare pareggio per 5-5. E allora eccoci qua in compagnia di due grandi protagonisti della partita di oggi. Partita bellissima. Tantissimi gol, nel calcio 11 è raro vedere una partita così aperta, così combattuta. Partiamo dal capitano di Vecchie Glorie, fino alla fine avete fatto una grandissima partita, una gara veramente spettacolare, l'avete tenuta, poi però avete trovato di fronte Alessio Nese che oggi è stato protagonista assoluto con 4 gol. E vabbè, un punto alla fine comunque va bene. Un punto va bene, giocavamo fuori casa, eravamo anche abbastanza contati con pochissimi cambi, loro avevano un bomber da 4 reti, noi ci abbiamo provato in tutte le maniere. Se diciamo, dispiace solo che siamo stati quasi sempre in vantaggio e abbiamo subito ben 5 volte la rimonta, però va bene così, un punto divertente anche, come diceva lei. Non mi ricordo una partita realmente giocata e combattuta che finisce 5-5 così come stasera. Esatto, possiamo dire che comunque sei soddisfatto della prestazione dei tuoi ragazzi. Sì, 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 la prestazione dei miei ragazzi è stata positiva, è mancato solamente l'ultimo gol per vince chi fa un gol più dell'avversario. Va bene così. Ti ringraziamo e grazie. Passiamo ad Alessio Nese, oggi super partita, hai cercato in mille modi di riprenderla e alla fine ce l'hai fatto, come ha detto lui sono sempre andati avanti loro, tu però con testa bassa ti sei sempre messo lì, anche aiutato dalla squadra diciamo, perché tu hai concretizzato quello che loro poi hanno costruito. Sì sì sì, però va bene così, che l'anno scorso loro l'hanno fatta noi così, va bene così dai, 4-4, oh, no 5-5. L'anno scorso 3-3, vincevano 3-0, hanno fatto 3-3, va bene così, dai. Perfetto, ti salutiamo perché ci stanno spegnendo le luci. Alla prossima, ciao ragazzi.